Non solo ha scritto il suo nome tra i marcatori di una grandissima competizione internazionale come l'Europeo per Nazioni, ma Alessandro Bastoni, classe 99, è anche entrato nel novero dei marcatori azzurri in Europeo, appunto, un novero ristretto. 36 giocatori in totale dal 1968, prima competizione continentale giocata dall'Italia, fino ad Euro 2024 che è in corso. Quello del difensore di Piadena Drizzona, colonna dell'Inter e ora anche della Nazionale, dove ha strappato il posto da titolare dopo lo stop di Chiellini e Bonucci, soprattutto dopo una crescita esponenziale negli ultimi 3 anni, non è stato un gol banale. Alessandro infatti ha segnato il primo gol della Nazionale italiana nella spedizione tedesca, che è risultato estremamente importante perché è riuscito a rialzare l'Italia dopo l'avvio shock con la rete di Bajrami, che ha portato in vantaggio l'Albania dopo 23 secondi, gol più veloce della storia della competizione. Poi il pari appunto di Bastoni all'11° su assist di Pellegrini e il 2-1 di Barella al 16° per una buona Italia che avrebbe potuto anche allargare il divario. Per Bastoni è il secondo gol in nazionale maggiore, il primo era stato segnato sempre in Germania in Nations League in una sconfitta per 5-2 contro la nazionale teutonica. Era il 14 giugno 2022, praticamente 2 anni fa. Ancora più ristretta è la cerchia dei marcatori cremonesi in un europeo. Bastoni infatti è il secondo a metterla dentro, il primo tra i difensori, e se vanno ricordati anche un gol di Guarneri all'Unione Sovietica di Yashin nel 66, ma in amichevole, e uno di Cabrini a Perugia contro Cipro in una qualificazione europea nel dicembre 1983, ma in entrambi i casi non era appunto l'europeo, ricordate chi fu il primo cremonese a segnare in questa competizione? Era il 14 giugno 1988 a Francoforte, la sfida era Italia-Spagna, la risposta alle immagini. Ancelotti ad Altobelli, finta di Altobelli per Vialli, Vialli in area, Vialli tiro e gol, gol, gol di Vialli! Splendida la finta di Altobelli!